Siamo a Corso Garibaldi, proprio ieri hanno installato uno degli altari della festa, lei che ne pensa? Ma io penso che comunque ritornare di nuovo, diciamo, alle origini non guasta. Quali sono i suoi ricordi delle feste precedenti? Ricordo da piccolo che praticamente questa festa mi dava diciamo, delle grandi emozioni. La rappresentazione di questi affreschi di cui anche mio zio ha partecipato per quanto riguarda, diciamo, i dipinti. Questo si chiama Agostino Lombardo e per tanti anni, diciamo, ha dipinto queste famose opere. Questo era un simbolo d'oro del greco, mentre invece questi che oggi non riconoscono ancora, perlomeno stanno vedendo cose diversamente, però è bellissimo. Ma chi è che è stato sempre forte all'altare? Facevano pure i fabbrici, perciò che dice, abbascia a mare l'ardare i fabbrici, se non decide così, gente che ci sono vecchie. Quindi... Ed era più bello. Ma credi che questo qua adesso è ancora rifinito perché devono mettere giardinetti, devono mettere tante cose belle vicine. Mi ricordo che mia mamma ci costruiva dei vestitini, poi ci comprava delle borsettine a panariello, diciamo, si aprivano le scarpe, guarda, sembravamo due gemelle, con un pezzo di stoffa faceva due vestitini mia mamma. Figurarsi, ci cusciva anche le mutandine alle volte. Poi andavamo in giro con i genitori, adesso non si usa più. Si indossava l'abito buono per la festa. Sì, eravamo tutti felici. E poi papà ci portava al ristorante a mangiare la pizza, il pollo alla cacciatore. Poi andavamo nella villa comunale e mangiavamo lo spumone gelato. Ieri hanno installato qua a Corso Garibaldi uno degli altari della festa. Che ne pensa? Io non riesco a vedere il significato. La pace. La pace. Secondo me è un ragazzo europeo, poi c'è un egiziano e un ucraino. Okay. Quindi il concetto è di fratellanza. Io ho 75 anni, ricordo che qua facevano l'altare di fabbrica, fabbricavano proprio in muratura, quindi la tradizione si è persa comunque. Adesso l'hanno ripristinata, va bene così, va bene. Tutto ciò che fanno di nuovo va bene così. Andando a fare più bello. Perché? Ma è sempre un spero che le ha fatto rubare. È un bel evento riguardo a tale, mi ricordo da parecchi anni che però bisogna pulire prima la città. Perché è sporca? Più vivibile, più pulita per i bambini, marciapiedi viene di escrementi di cani, di gatti, di topi, eccetera, eccetera. Prima la pulizia e poi vediamo il folklore della cosa. I ristoratori, gli esercenti commerciali qui della zona, che ne pensano? Sarà un'occasione anche di rilancio della zona? Noi ristoratori, esercenti e commercianti ci aspettiamo grande afflusso di sia di straniere che locali che extralocali e ci stiamo preparando al meglio per dare un buon servizio, dare ristorazione, accoglienza, anche un sorriso. Un ringraziamento al sindaco che dopo 16 anni ci ha fatto di nuovo rivedere questa festa. C'è molta attesa dopo 16 anni. Sì, vabbè, anche se ci sono altre cose ci sarebbero da mettere a posto in questa città. Ad esempio? Lo spazzamento delle strade, la questione rifiuti. Quello sarebbe più logico mettere a posto, insomma. Una festa di collettività, come quando esce una Madonna qua. Anche se non sono molto religioso, però... È sempre un momento di aggregazione. Sì, di aggregazione, di pathos generale. La festa è importante, però bisogna estenderla a tutti, anche agli artisti, artigiani, diciamo, di altri posti, non solo torresi, no? Si diventa molto provinciale. C'era il mestiere, insomma, mo manca anche quello. Che cosa le mancava di più di questa festa? Bella festa proprio dei quartartari, perché a Torre che c'era? Oltre a questo non c'è niente. Speriamo che solo che va tutto bene. E speriamo in bene. Contentissima perché sono 20 anni che non si faceva una festa, quindi uno non vede l'ora di scendere per vedere qualcosa. I ricordi di prima erano più belli. Non mi ricordo che mio padre poi comprava i lupini, i panini, tutte le cose, e portava laggiù per vedere i fuochi, hai capito? Scendevamo apposta da sovranazionale per vedere i fuochi qua giù.